Tosi, la tua donna Longoni, c'era Nicolai Longo, non è Toniera, Bonissegna, Croatti, Tosi. Il pubblico record dell'Amsticora ha saputo dell'assenza di Riva soltanto all'annuncio delle formazioni delle squadre. L'ala sinistra azzurra, indebolita da un persistente attacco febbrile, non è stato in grado di scendere in campo. Il suo posto è stato preso da Tomasini. Il Cagliari non ha disarmato e, come sua abitudine, ha preso subito l'iniziativa. Nenè è stato tra i più insidiosi. Un suo colpo di testa scavalca la traversa della porta juventina. Poi l'ala di colore si esibisce in uno scatto e in un tiro a cross che sorprende tutti. I rossoblù attaccano anche con i terzini, qui con Longoni. Rugnera di testa spedisce di poco alto sul fondo. Con il passare dei minuti la Juventus con Haller e Del Sol riusciva a contenere a centrocampo l'azione dei sardi, ma non a contrattaccare affidando ad Anastasi e Zigoni le conclusioni. Soltanto una volta, nel primo tempo, i bianconeri si sono resi pericolosi sotto la porta dei padroni di casa. Da una punizione di Zigoni la palla è passata per i piedi di Haller, Favalli, Anastasi, Benetti. Il tiro conclusivo di Del Sol è neutralizzato facilmente da Albertosi. Il tempo si chiude con un gran tiro su punizione di Nenè, al quale Anzolin si oppone con tutta la sua bravura. Alla ripresa del gioco il Cagliari, qui all'attacco con Nenè, il vero sostituto di Riva, ha insistito nell'offensiva. Al settimo, per la Juventus, questo calcio di punizione. Sul tiro di Benetti, Albertosi respinge di pugno. Il pallone finisce tra i piedi di Anastasi, che insacca. Con questo gol, il quarto in quattro domeniche consecutive, il centravanti bianconero si è portato a due lunghezze d'arriva nella classifica dei cannonieri. Sullo 0-1 il Cagliari non ha rinunciato ad attaccare, Brugnera ha avviato questa azione, Boninsegna al secondo tentativo a rete si vede ribattere dal palo una palla gol. Brugnera è stato l'uomo di punta rossoblu più attivo nella ripresa. È lui a portare questo scompiglio in area juventina. Sul finire anche il mediano Cera si è trasformato in attaccante. Sue queste due conclusioni, una di poco al lato, l'altra sull'esterno del palo, a ribadire l'odierna sfortunata prestazione della squadra di Scopigno, che proprio allo scadere del tempo ha evitato il secondo gol per una prodezza di Albertosi, che ha risposto da pari a pari ad uno straordinario colpo di testa di Anastasi.